La storia di Afrodite, la dea dell'amore e della bellezza, è una delle più affascinanti della mitologia greca. Nata dal mare schiumoso dopo che Crono aveva accecato suo padre Uranus e gettato i suoi genitali nel mare, Afrodite emerge come una figura di desiderio e passione. La dea è conosciuta per il suo incredibile fascino e la sua capacità di sedurre chiunque incroci il suo cammino. Un giorno, il potente dio Ares, dio della guerra, si innamorò follemente di Afrodite. I due iniziarono una relazione segreta, che mise in moto una serie di eventi che avrebbero scosso l'Olimpo. Il marito di Afrodite, Efesto, il dio del fuoco e dei fabbri, scoprì il tradimento e pianificò la sua vendetta. Efesto creò una rete magica che intrappolò i due amanti nel bel mezzo di un atto d'amore, esponendoli alla vista di tutti gli dei. La vergogna e l'umiliazione furono insopportabili per Afrodite, ma l'amore per Ares bruciava ancora dentro di lei. Nonostante il giudizio degli dei e il dolore di Efesto, Afrodite e Ares furono destinati a continuare la loro affannosa relazione, dimostrando che il potere dell'amore può superare anche le barriere divine